Viaggio con Harry, oggi siamo in giro per le campagne piacentine in compagnia di Vittorio. Buongiorno. Piacentino. Ah, Piacentino, che da adozione, di nascita, no, non c'entra niente Piacenza con te, solo i passaggi. Amici. Vittorio, scrittore, prima, regista, dopo, e poi cos'altro? Racconta storie. Racconta storie, quindi spesso storie musicali legate alla musica, perché sei anche il musicista, fiume Trebbia. Sei anche musicista e siamo sul Trebbia. E siamo sul fiume Trebbia, esatto, dove Annibale ruppe le corna ai romani. Allora inizierei chiedendoti qualcosa su uno degli ultimi lavori che sono usciti e che ho avuto il piacere di vedere, Songs with Other Strangers. Allora, la mia attività di scrittore di romanzi prevalentemente è un'attività notturna nascosta di musicante. A un certo punto ho raccontato delle storie musicali attraverso le immagini. 10 anni fa ho filmato un gruppo di amici che suonava, per un'esperienza curiosa, un piccolo tour improvvisato. 9 musicisti da 9 parti diverse del mondo, alcuni italiani ma non solo. Questi amici erano Cesare Basile, Marta Collica, Giorgia Poli, Hugo Reis, John Parrish, Steph Camille, Carl Lenz, Stevie Wynn, Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo. Si sono trovati a Ravenna per qualche giorno di prova e hanno deciso di fare questo esperimento totalmente in amicizia, totalmente senza leader. Si scambiavano i posti e gli strumenti per fare un piccolo tour di 4 concerti. Non avevano mai suonato insieme con questa formazione, avevano suonato, collaborato precedentemente, ma piccoli gruppi, per cui è stata una bella sfida. E Cesare Basile, che avevo già filmato per un mio documentario sempre musicale che si chiama Buia era la notte, su Blind Willie Johnson, Cesare mi aveva contattato dicendo vieni a filmare un gruppo di amici. Quando mi sono trovato di questo gruppo di amici erano alcuni dei miei miti musicali di sempre, per cui insomma è stato abbastanza emozionante. Li ho seguiti per una settimana, ho filmato 62 ore, è stato abbastanza faticoso, una specie di Vietnam, perché comunque nonostante molti di loro erano amici, comunque ci conoscevamo, è sempre difficile capire dove entrare e dove uscire, cioè cosa filmare, cosa no, come metterli a proprio agio o meno, e loro stessi dovevano capire, prendere le distanze tra di loro. Quindi è stato un bel esperimento, però questo piccolo film Songs with Other Strangers è rimasto nel cassetto per quasi 10 anni, proprio per la natura di questo progetto molto in movimento, essendo loro, come dire, sparsi in giro per il mondo, è stato faticoso rimetterli insieme. Grazie al festival di Torino, See You Sound, il primo festival di film musicali d'Italia, a gennaio del 2019 abbiamo fatto un'anteprima, la prima mondiale fondamentalmente, con 7 dei musicisti dal vivo che hanno suonato dopo la proiezione. È stata una roba e uccelli, infatti. È stata una cosa tostissima, bellissima, perché ci siamo rivisti in qualche modo, tutti loro si sono rivisti 10 anni dopo, e comunque suonando, risuonando dal vivo, è stato molto molto emozionante. Io avevo fatto un'esperienza qualche tempo prima in America, ho girato un altro documentario musicale, un'altra strana storia musicale, e un altro documentario, proprio una storia vera, di un trio di musicisti rockabilly di Caltanissetta, Don Diego Trio, che sono stati nominati nel 2017 in un festival country rockabilly in cinquina come miglior gruppo rockabilly. Loro che vengono da Caltanissetta, miglior gruppo dell'anno in America, Austin, Texas. Quando li ho conosciuti per caso, perché loro avevano comprato, Don Diego ha comprato il mio romanzo Duca in Sicilia, mi aveva contattato così raccontandomi un po' la sua passione anche per il jazz, per Duke Ellington, siamo diventati amici, abbiamo cominciato a scrivere un po', a scriverci su chat, e quando gli ho chiesto appunto voi che cosa fate, mi hanno raccontato di questo viaggio, ho detto guarda, se c'è posto per me in macchina voglio venire con voi, perché voglio raccontare questa storia, mi sembra che come incontro tra culture diversissime
sia molto interessante. Così è stato, sono partito un po' di corsa perché li ho conosciuti poco prima, i rischi erano altissimi, fallimento totale o soldi buttati nel cesso, ma in realtà l'esperienza è stata umana bellissima con Don Diego Trio, con i texani ho avuto un innamoramento folle. Io ho frequentato le due coste americane. Non era la tua prima volta in America, quindi? No, ero stato molte volte in America, nelle grandi città, New York, Los Angeles, Detroit. Non ero mai stato al sud e non mi ero mai calato in questo mondo country, che invece ho amato tantissimo, tanto che per i 3 anni successivi sono tornato tutte le volte a Austin, a Memphis e a Nashville, e ho continuato a girare, ho continuato a fotografare, ho continuato a scrivere e sto scrivendo appunto questo libro sulle tre città. Per cui questo altro film è stato presentato al Biografilm Festival a Bologna nell'aprile del 2019. Uscirà su Sky prossimamente, e Greetings from Austin, che è poi il titolo del disco di Don Diego Trio. E poi in mezzo in realtà ce n'è un altro ancora, un altro film che ho girato 2-3 anni fa per Zucchero, un documentario commissionatomi da Zucchero Sugar Fornaciari. Durante la sua tournée straordinaria all'Arena di Verona ha suonato 11 sere di fila per 3 ore di concerto, cioè 33 canzoni, 3 ore di concerto con qualche piccola pausa, ma comunque 3 ore di concerto io non ce la farei, e lui ce l'ha fatta per 11 sere di fila prima di partire per la tournée mondiale. Per cui insomma io ero scettico all'inizio, quando l'ho visto e quando l'ho visto dal backstage è stato impressionante, anche perché ti confesso che vedere l'Arena di Verona piena tutte le sere, insomma, non è da tutti, insomma. Quindi è stato un'ottima idea decidere di fare questa avventura. Anche questa è stata una cosa, nonostante mi sia stata commissionata dal suo management, io mi sono buttato perché era una sfida molto alta. Tieni conto che abbiamo lavorato una settimana lì con una 10-11 telecamere tra le nostre e quelle della produzione in loco, con appunto 13 musicisti sul palco da anche intervistare oltre che da filmare, con una produzione gigantesca, per cui insomma l'esperienza professionale è stata mostruosa. Devo dire che ho filmato Zucchero poco prima di partire per il Texas come rischio professionale, umano e economico, perché in quel caso del Texas pagavo tutto io, era un'autoproduzione. Ho preso coraggio grazie al documentario di Zucchero. Se non avessi fatto Zucchero prima, forse avrei tentennato. Tutta la mia famiglia mi aveva detto: non ci andare con questi 3 di Caltanissetta, ma chi te lo fa fare? Perderanno sicuramente. Io tra l'altro dentro di me speravo che perdessero, che non vincessero la nomination, perché come storia, come tu pensai, l'eroe che ha zoppato e che viene ferito è molto più forte che l'eroe che vince tutto. Solo che quando sono arrivato con Don Diego Trio a Austin, la prima sera siamo entrati in un bar dove suonava Dale Watson, l'inventore del festival Ameripolitan, e loro sono stati acclamati subito, cioè saliti sul palco e gli hanno dato gli strumenti, e per una settimana andavo in giro con loro, e appena entravano loro tutti erano felici e lì esultavano. Ma per cui a un certo punto io mi sono detto: cazzo, questi vincono. E invece poi non so, cioè non voglio rovinare la sorpresa per chi mai guarderà questo film, se lo guarderanno, però insomma è una bella sfida, è stata un'esperienza tostissima, perché io sono stato con loro e l'unica cosa che gli ho chiesto è di non fingere di essere se stessi, per cui ho filmato tutto quello che accade, tutto quello di bello ma anche tutto quello di brutto, per cui insomma è stato tosto. Sono sempre storie musicali, o meglio, la scusa è una storia musicale, ma in realtà poi sono storie di persone, fondamentalmente di esseri umani che incontri per strada, che ti raccontano un pezzo della propria vita. Non so che non finiresti mai di parlare. Siamo purtroppo arrivati allo svincolo dove mi vuoi lasciare. Ok, prendi i bagagli. Grazie Luca. Non abbandonare un Vittorio in autostrada. Adotta un Vittorio per l'autunno 2019. Niente, il tramonto, stiamo per prendere l'autostrada, quindi le stradine, le campagne piacentine vanno scomparendo. Grazie Vittorio per essere stato con noi. Viaggio con Harry, hai sentito? Ecco, questo può essere uno stimolo per raccontare nuove storie. Mi sta piacendo. Harry.
Esatto. Cambio gioco Nerri, alla prossima.